Carissimi, basta poco, vedete, per abbellire una città, per abbellire le mura. Basterebbe molto poco anche per rendere più bella la nostra Roma. Ad esempio, basterebbe prendere un portiere forte. Avrei puntato con decisione su un portiere forte per il calciomercato di gennaio 2021. E abbiamo quattro portieri che non ne fanno uno insieme, tutti insieme. Ricordiamoli, Paolo Lopez, Mirante, Fuzzato e Farelli. Non fanno una gamba di Szczęsny o un braccio di Alisson. Molte persone mi stanno messaggiando questa mattina che hanno visto il mio video dove annuncio l'imminente scambio, o perlomeno il tentativo di scambio fra Dzeko e Alexis Sanchez dell'Inter, scambio molto rischioso perché Dzeko è un giocatore, ha 34-35 anni, ma è un giocatore integro. Saluto il mio amico Lorenzo che mi sta chiamando in questo momento, ma deve aspettare. Noto tifoso del Milan. Mentre Alexis Sanchez è un giocatore che ha avuto dei gravi infortuni, è stato anche a lungo fermo, quindi con i campi di Trigoria, capirai, si infortunano quelli appena arrivati ai 20 anni, immagino Alexis Sanchez, ma speriamo di sbagliare. La novità di questa mattina è che oltre a Sanchez, per motivi fiscali che, ripeto, non mi interessa approfondire perché noi siamo tifosi, non siamo commercialisti, cioè, o ragionieri, noi giudichiamo la squadra che va in campo, non possiamo perderci in queste cose che non ci competono. E per motivi fiscali, nell'affare dello scambio Dzeko Sanchez entrerebbero Pinamonti, un ragazzo trentino, proprio del Trentino, che ha già giocato, lo conosciamo, ha giocato nel Frosinone, nel Genoa, nella nazionale Under, non mi ricordo se Under 20, dall'Under 20 non, o Under 21, giocava, mi ricordo, con Scamacca, un altro prodotto del nostro vivaio che adesso sta facendo molto bene al Genoa. Oppure invece di Pinamonti, sempre con Sanchez, il portiere Radu, che credo sia proprio il fratello di Radu, quello laziese, portiere che, me lo ricordo, nel Genoa giocò anche bene, esordì, ebbe un impatto molto buono. No, ragazzi, se noi pensiamo che Radu possa essere il portiere della Roma, non so, le soluzioni sono Pinamonti, Radu, non so, boh. Sembra che siamo un po' fuori strada perché, no, io ripeto, qualche anno fa uscì un bellissimo striscione, mai schiavi del risultato, ve lo ricorderete, la Curva Sud esplode lo striscione, mai schiavi del risultato, c'era ancora Spalletti, mi pare di ricordare, o forse Rudy Garcia. Davvero, noi non siamo mai schiavi di risultato, anche perché nella nostra storia purtroppo abbiamo vinto poco, quindi siamo anche abituati, non è che partiamo, sì, magari con un po' di ottimismo, ma siamo realisti alla fine coi piedi per terra. La Roma ha vinto tre scudetti, insomma, non era 20-30. Però vorremmo essere schiavi di una società che segue una logica tecnica, c'è gente che spenderà i soldi per il biglietto, adesso non si possono spendere perché c'è purtroppo il maledettissimo Covid. A proposito, El Shaarawy finalmente è risultato negativo al Covid e quindi sarà dei nostri, sarà abile arruolato, come si diceva una volta. I tifosi devono spendere i biglietti e fare allenamenti per andare a vedere una squadra di calcio che deve essere costruita in una certa maniera. Io non è che posso immaginare che la Roma dà via Edin Dzeko, cioè il terzo marcatore all time della storia della Roma, che prende Pinamonti. E questo Sanchez, io tecnicamente sappiamo che era molto bravo, però ripeto, ha avuto molti infortuni, giocatore molto estroso, molto veloce, ovviamente con gli anni aveva perso un po' della sua velocità. Modulo di gioco di Mister Fonseca, effettivamente Alexis Sanchez ha una logica, nel senso che sta
sappiamo, no, come gioca Fonseca, molto più cerca le fasce, cerca la profondità, l'imbucata, l'1-2, dai, vai, nello spazio, va bene. Però il problema è che noi avevamo già Mkhitaryan, Pedro, adesso abbiamo preso il Sharawi, deve rientrare Zaniolo. C'è un altro esterno, poi abbiamo tutti degli esterni molto offensivi anche nel reparto arretrato, perché chiaramente Casito, Pinazzola, ma lo stesso Bruno Perez per me non è mai stato un terzino. È gente che spinge molto, quindi tu vai a costruire, passano i ragazzi, scusate le voci, tu devi costruire una squadra dominante come ieri. Se avete visto il mio video sul Festival di Trento, parlavo di quando Arrigo Sacchi ci spiegò che lui intendeva costruire una squadra dominante dal punto di vista mentale, ci è riuscito perfettamente. Ok, costruiamola questa squadra dominante, però la squadra dominante di Sacchi, poi alla fine di tutta questa gente che andava sulle fasce, che correva avanti e indietro, c'aveva Franco Baresi e Filippo Galli, o Costa Curta dopo. Dove vuoi andare? Che a un certo momento non facevano passare nessuno. A me non mi sembra che noi abbiamo Baresi e Costa Curta o Filippo Galli davanti a un portiere che si chiama Paolo Lopez, che è ancora tutto un punto interrogativo. Quindi qua sta andando. Non è un caso che la Roma prende tanti gol, eh? Cioè noi ne prendiamo tanti di gol. Quindi io avevi innanzitutto Dzeko, l'avevi tenuto. È buono 3-4 settimane, anche fuori rosa 3-4 settimane, alleni a parte, poi ci si ragiona, ti fa scendere di questa tensione che c'è adesso e si reintegra. Ma se proprio devo dare via Dzeko, allora a sto punto, viste le esigenze della squadra, compro un portiere veramente forte, prendo un portiere anche in prestito per 6 mesi, ma veramente forte, per tentare la scalata tra le prime 4. Se no mi serve un altro centravanti. Cavani, questi giocatori qui, questi sono i giocatori, sì, anziano, ma io Cavani in pensione non l'avevo fatto, avrei cercato magari uno scambio per Cavani, se era possibile farlo. Quindi stamattina leggo i nomi, mi aspettavo di leggere che era partito da Diego Costa e Olivier Giroud, siamo arrivati già a Pinamonti e Radu, sono rimasto molto perplesso. Comunque non voglio precipitare le mie conclusioni, vediamo un po' l'ufficialità, queste ore le trattative sono febbrili, manca, c'è una differenza di 3-4 milioni, ma l'esperienza, cioè la Roma vuole 3-4 milioni in più di quello che offre l'Inter in sostanza, ma l'esperienza insegna che quando la distanza è così minima, queste società diano tanti di quei soldi, che 3-4 milioni non sono una distanza, generalmente poi ci si viene incontro, si accoda 1,7, 1,8 e via. E dal punto di vista tecnico, tattico anche, e soprattutto di sostanza, la notizia è che noi, come molti stanno rilevando, stiamo andando a rafforzare una concorrente diretta per la zona Champions. Questo secondo me è un errore grave, cioè un giocatore forte come Dzeko vendiamolo pur via, eccetera, però almeno diamolo all'estero, oppure diamo una squadra non di primissima fascia. Io l'avevo dato all'estero, l'avevo anche offerto magari, non so, a squadre tipo Real Madrid, che potrebbe avere bisogno di un centravanti di scorta, molto bravo, molto esperto. Non so, l'Inghilterra sicuramente ha mercato uno come Dzeko. Ragazzi, con Lukaku, Lautaro Martinez e Edin Dzeko come punte, Dzeko può giocare anche dietro secondo me, perché in realtà Dzeko viene definito un 9,5, cioè un giocatore che può giocare sia 9 che 10 grazie alla sua grande tecnica. A me sembra proprio che si sta delineando lo scudetto per l'Inter con, se li diamo anche Dzeko, Lukaku, Dzeko, Lautaro Martinez, secondo me è tanta roba, non so cosa ne pensate voi, magari scrivetelo nei commenti. A presto.